Parlo in italiano. Oggi abbiamo l'onore di avere la professoressa Giuliana Iannacoro che insegna letteratura inglese e letteratura dei paesi anglofoni presso questa nostra università, quella di Milano. Giuliana ha due aree di ricerca, la letteratura inglese nella prima età moderna e la letteratura africana in lingua inglese. Lei e altri colleghi, ma lei soprattutto, secondo me, ha un spiccato interesse nell'environmental humanities e credo, forse mi correggerà se sbaglio, è per questo che lei ha accettato l'invito, insomma, di partecipare a questo nostro seminario. Il titolo dell'intervento è senz'altro affascinante, Animali in scena, racconti e riflessioni. Grazie, Giuliano. Grazie Maggie. I just want to say a couple of words in English. I'm really sorry for the people who do not manage their Italian so well. But since I really do want to communicate to students, and I know that there are so many students here and they might become more, and I wouldn't like the language to be a barrier, that is why I've chosen Italian, and I teach in English all my life, so that wouldn't be a problem. I will be happy to answer questions in English at the end, if there are any. E quindi buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Naturalmente grazie a Maggie per avermi invitato. Io, è vero, lavoro sulla letteratura e questa è un po' la chiave del nostro incontro di oggi. Vorrei parlare di animali attraverso la letteratura. Vorrei farlo con voi, gli studenti che sono qui. Non so se in qualche modo ci sia qualche universitario che magari già mi conosce, se invece sono studenti di liceo, tanto meglio. Vi faccio una richiesta che può essere accolta e può restare dov'è, dipende da voi. Se io ho un paio di momenti nella mia presentazione durante i quali vorrei che scambiassimo due opinioni, se pensate di volere collaborare, prendete la parola, vi dirò quando. Se invece per voi diventa troppo difficile, non vi preoccupate che andiamo avanti. Però ecco, nel caso vogliate cooperare, direi che sarà tutto più, insomma, più dialogico e quindi per me in primo luogo più bello. Ecco. Ci ho detto, gli animali in scena. Dunque, non sono qui per parlare degli allevamenti intensivi. Potrei parlarne, gli allevamenti intensivi sono un problema enorme. Per la vita orribile, naturalmente, che fanno vivere agli esseri viventi che sono intrappolati lì dentro e per l'insostenibilità ambientale di queste fabbriche di cibo, che ovviamente sono insostenibili, hanno un dispendio enorme di energia, di acqua per farle funzionare. C'è un utilizzo massiccio di antibiotici per non fare ammalare gli animali che sono ammassati e quindi naturalmente mantenerli in vita, e questo è un problema a livello sanitario. Producono degli scarti tossici altamente inquinanti durante tutto il loro processo. Richiedono a loro volta coltivazioni intensive per produrre nutrimento naturalmente per gli animali, e poi c'è tutto l'inquinamento dovuto al trasporto degli animali stessi, all'importazione di cibo, all'esportazione del prodotto finito, e magari anche per migliaia di chilometri. Potremmo parlare di questo, però io naturalmente non sono, cioè, nonostante abbia così delle competenze su questo, mi informo, leggo, però io non sono un'esperta di questo. Io leggo e studio letteratura, e poi c'è anche un altro motivo. Questo laboratorio si chiama Play Your Part, quindi in qualche modo fai la tua parte. E allora forse preferirei tentare di vedere con voi come la letteratura, il teatro, storie, racconti possano suggerirci e anche aiutarci a modificare certe nostre abitudini di pensiero, magari anche solo in piccola parte, però è stata la mia esperienza, è stata l'esperienza di tanti studenti che hanno lavorato con me
e la propongo anche a voi, anche se naturalmente noi abbiamo molto poco tempo rispetto a un corso universitario. L'ultima premessa che faccio, e poi passo al mio PowerPoint, è che chiaramente tutto quello di cui parleremo oggi ha alle spalle un universo pluridisciplinare e anche delle specializzazioni molto importanti, sia le domande che sono state fatte, le riflessioni, le risposte, gli esperimenti, la vita vissuta, e noi qui naturalmente non potremo entrare nel merito di tutto a livello scientifico, sarebbe impossibile, io non sarei in grado, quindi ci saranno delle semplificazioni evidentemente, ma il fulcro è la letteratura e attraverso quella noi naturalmente passeremo. Lavoreremo sull'aspetto razionale di quello che può fare con noi la letteratura. La letteratura, il teatro, l'arte in generale, anche l'arte figurativa, ci può convincere, e questo è un processo razionale. E però ci può anche muovere, sto tornando al movere latino, cioè può anche in qualche modo fare scattare qualcosa, fare muovere qualcosa a livello emotivo. Questa è anche la grande forza dell'arte. Quindi, attraverso questi due strumenti, l'aspetto razionale e l'aspetto emotivo, può aiutarci a compiere quelle piccole o grandi, dipende, rivoluzioni copernicane, che sono il riuscire a vedere un aspetto della nostra realtà, della nostra vita, da un punto di vista diverso. Allora, adesso io vorrei condividere il mio PowerPoint e vi chiedo di dirmi quando lo vedete, se lo vedete. Adesso si vede. Sì. Perfetto, grazie. Sì. Grazie. Ottimo. Allora, gli animali in scena. Animali in scena vuol dire tante cose, naturalmente è polisemico come titolo. Ma sicuramente quando gli animali sono in scena, in tutti i sensi, costituiscono sempre una sfida per l'uomo, perché in qualche modo sfidano i confini e i limiti delle categorizzazioni tra gli esseri viventi. Sentite bussare, perché in questo momento Aska, è il cane che vive con noi, ha deciso che deve entrare in questa stanza. Io gli chiedo gentilmente di restare fuori per adesso. Quindi, allora, una sfida, gli animali in scena, perché i limiti e le categorizzazioni tra gli esseri viventi sfidano un po' le possibilità del nostro pensiero, no? Allora, che cos'è l'umano e che cosa non lo è, in primo luogo? In base a quali categorie, in base a quali raggruppamenti noi umani decidiamo che cosa sia l'umano? L'umano è una categoria stabile a livello storico? È una categoria stabile a livello geografico? Potremmo già aprire, volendo, una riflessione su questo. Però evidentemente la risposta è no. Sono sicura che lo sapete, e comunque tratteremo un po' anche di questo. Questa è la mia seconda slide, che in qualche modo presenta i due testi sui quali è basato un po' il discorso di oggi, che avevo già in qualche modo segnalato ai nostri organizzatori, che sono Franz Kafka, che conoscete tutti, scrittore boemo in realtà di lingua tedesca, tra la fine dell'Ottocento e poi morto nel 1924, che nel 1917, e quindi siamo in piena Prima Guerra Mondiale, scrive questo racconto breve, che si intitola Ein Bericht für eine Akademie, in italiano una relazione per un'accademia, in inglese A Report for an Academy, e questo è un racconto che riguarda sostanzialmente uno scimpanzé. Allora, io anche qui non posso entrare nel merito del senso che il racconto, o dei tanti sensi che questo racconto aveva quando Kafka lo ha scritto, e possibilmente forse nelle intenzioni di Kafka. Kafka era ebreo, eravamo nella Prima Guerra Mondiale, già tanto di quello che poi verrà nella seconda, tanta discriminazione, tanti problemi, tanti pregiudizi c'erano.
Però adesso noi leggeremo questo racconto in realtà attraverso le lenti di un altro lungo racconto, il primo è un racconto breve, il secondo è un racconto lungo, che è di Jeyan Kutsie, scrittore sudafricano ancora vivente, nato nel 1940, quindi adesso ha 81 anni, che forse qualcuno conoscerà perché è molto famoso, è quello che chiamiamo un world writer, preso il premio Nobel nel 2003, e nel 1999 ha pubblicato questo The Lives of Animals, la vita o le vite, in realtà, le vite degli animali. E, allora, se nel primo racconto è la storia proprio di uno scimpanzé, di una scimmia antropomorfa, se vogliamo, di una delle grandi scimmie, che racconta di fatto come ha imparato a parlare e lo fa dal pulpito di un'università, cioè è di fronte a un'accademia, a un consesso di studiosi e racconta la sua storia. Quindi un resoconto, insomma, di fronte a un'accademia e racconta come è stato naturalmente catturato, siamo nell'Africa occidentale, è stato portato su una nave fino a un punto di addestramento di primati in Germania, è stato addestrato e poi si è tentato di decidere se andava bene solo per il circo oppure se si poteva utilizzarlo in qualche show un pochino più elaborato e a quel punto il nostro Pietro il Rosso, Rotpeter, nel linguaggio di Kafka in tedesco, a quel punto è già diventato molto bravo, è già diventato un mezzo scimpanzé, un mezzo uomo, ha imparato a parlare e quindi chiaramente è diventato famoso, ha molte comodità, non vive più la vita che viveva prima ed è in grado a quel punto anche di parlare all'università e di raccontare la sua storia di fronte a un'accademia. Quel poco che riusciremo a citare di questo racconto in realtà riguarda il momento in cui questo scimpanzé, che viene poi chiamato Pietro Rosso, è sulla nave perché è stato ingabbiato, è stato messo in una gabbia strettissima nella quale non riesce neanche a muoversi, nella stiva, e pensa disperatamente come uscire di lì. The Lives of Animals è un testo molto complesso, io l'ho segnalato ma non so chi sia riuscito poi a leggerlo per la lunghezza e anche abbastanza per la sua complessità, però se ci foste riusciti avrete visto che è estremamente ricco, estremamente stimolante, anche angosciante in certi punti. E racconta di una scrittrice australiana di origine britannica che è invitata a parlare di fronte a un'accademia americana. E invece di parlare del suo lavoro di scrittrice, come forse si sarebbero aspettati tutti, parla di qualche cosa che le sta estremamente a cuore da molti anni, che è la vita degli animali. E allora vedete che questi due racconti si parlano, perché in entrambi i casi abbiamo qualcuno che parla di fronte a un consesso di accademici. Se poi pensate che Kutsie ha raccontato, ha proprio letto questo racconto, quando lui stesso nella vita reale, nella realtà è stato invitato in un'università americana a parlare di fronte a un'accademia, capite che siamo un po' in un gioco molto postmoderno che è costruito a matrioska. Quindi lo scrittore vero, Kutsie, che parla di una scrittrice che è un personaggio della sua storia, che a sua volta racconta la storia di uno scimpanzé che parla a un'accademia, tutti che parlano a un'accademia, un po' i Chinese boxes che si chiamano in inglese. Allora, questa è la prima citazione che facciamo da Ein Bericht für eine Akademie di Kafka. E allora vedete a questo punto Pietro Rosso che è nella sua gabbia e che sta ovviamente sta raccontando, no? Quindi parla in un linguaggio estremamente articolato e dice: per la prima volta nella mia vita ero senza via d'uscita, perlomeno non ne vedevo nessuna davanti a me. Davanti c'era la cassa con le assi ben sistemate una accanto all'altra. Sino a quel momento avevo avuto tante vie d'uscita e ora non me ne restava alcuna. Mi ero arenato. Se mi avessero inchiodato la mia libertà di movimenti non sarebbe stata inferiore. Ma perché questo? Grattati la carne tra le dita dei piedi, non troverai la risposta.
spingiti all'indietro contro le sbarre, al punto da tagliarti quasi in due, non troverai la risposta. Non avevo via d'uscita, ma ne dovevo trovare una, altrimenti non avrei potuto vivere. Ripensandoci oggi, mi sembra di aver almeno intuito che dovevo trovare una via d'uscita se desideravo continuare a vivere, e che questa via d'uscita non era raggiungibile con la fuga. Teniamola ben presente, vedete che ho highlighted, scusate, ogni tanto mi viene l'inglese perché insegno sempre in inglese, ho messo in grassetto, ero senza via d'uscita, la via d'uscita ci servirà ancora. E questa è la seconda e ultima citazione dal Bericht. Qui riassumo io, la fuga non è un'opzione, quindi non può, perché è chiuso dentro nella gabbia, e quindi pian piano, se l'avete letto, l'avrete visto, entra nella comunità umana. Prima provandoci attraverso l'imitazione gestuale, ma in senso vero e proprio entra nella comunità umana attraverso il linguaggio. E quello è il momento in cui afferra la bottiglia di grappa, la scola come un marinaio, perché ha imitato i marinai, quindi ha imparato a farlo, e poi a un certo punto racconta. Gridai senz'altro olà nella lingua degli uomini, e con questo grido saltai in pieno nella comunità umana, la cui eco, sentite, parla, mi giunse come un bacio sul mio corpo trafelato. E qui arrivano le nostre prime riflessioni. Perché il linguaggio? Perché quando Pietro Rosso finalmente parla, entra a pieno titolo nel consesso degli uomini? Che cosa fa sì che l'animale uomo sia considerato tale? Che cosa ci fa uomini? Nel nostro sentire comune, nel nostro, così, nella nostra, scusate, sono andata troppo in alto, troppo avanti. Adesso io torno velocemente da voi, lo schermo, e chiedo se qualcuno ha voglia di pensare con me, molto rapidamente perché non abbiamo tantissimo tempo, a che cosa in realtà fa sentire gli uomini uomini. E qui davvero ci vorrebbe un icebreaker, qualcuno che si sentisse di rompere il ghiaccio, perché so che poi quando qualcuno rompe il ghiaccio, ditemi una cosa, anche Riccardo va bene, anche Valeria va bene. Secondo me, scusi, sì, mi veniva da intervenire rispetto a quello che ha detto. Sì, prego. Mi chiamo Benedetta intanto. Sì. E, comunque, mi veniva da dire che secondo me più che altro c'è la ragione, nel senso che è la ragione e il sentimento, credo, che lo distingua. Cioè, nel senso che l'uomo ha la capacità comunque di ragionare e di ponderare l'istinto a differenza degli animali. E quindi grazie mille. Grazie. Allora, ha detto due parole molto importanti, la ragione e ponderare. Il sentimento, il sentimento... Non lo so, nel senso che dovremmo definirlo meglio, perché il sentimento in quanto sensazione, il sentimento in quanto dolore, in quanto piacere, in quanto amore, in quanto odio, in quanto aggressività, quello forse è riconosciuto anche agli animali non umani. Però la ragione è vero, e il fatto di ponderare, quindi in qualche modo di analizzare una situazione razionalmente, è qualcosa che normalmente non è riconosciuto come animale. Grazie Benedetta, icebreaker. Ci sono altri suggerimenti? Sì, Noemi? Secondo me è anche la capacità di comandare gli altri animali, perché per esempio l'uomo alla fine ha sottomesso la maggior parte degli altri animali, mentre gli altri animali alla fine seguono la catena alimentare, però non arrivano a comandare, ad addomesticare o a schiavizzare altri animali. Grazie Noemi, lei è arrivata in fondo. Lei è già, ha già in qualche modo affrontato il tema caldo, cioè quello del potere, no? Del fatto che alla fin fine è l'animale che ha più potere sugli altri
che in qualche modo detta le leggi, ma non detta solo le leggi della vita, detta anche le leggi del pensiero, detta anche le leggi delle categorizzazioni, detta anche le leggi di come si consideri l'altro. Vi ringrazio moltissimo, se c'è qualcun altro che vuole dare qualche altro contributo, se no torniamo di là. Quindi abbiamo parlato di razionalità ponderare, di potere, Tommaso? Io vado un po' all'opposto di Noemi e dico che secondo me quando è l'uomo è l'animale che riesce a mettere da parte il proprio istinto per raggiungere risultati diversi, come può essere costruire una comunità oppure anche aiutare un simile. Sa Tommaso che non ho capito bene, cioè l'uomo e l'animale si distinguono per modi diversi di usare l'istinto? No, no, il fatto che l'uomo possa superare il proprio istinto, nel senso può metterlo da parte per raggiungere scopi maggiori. Ho capito, superare l'istinto, quindi di nuovo in qualche modo forse ci ricolleghiamo a quello che diceva Benedetta, il discorso della razionalità, il discorso di fare delle pianificazioni, il discorso di avere una logica causa-effetto, se io faccio questo ottengo questo. Credo che possa ricondursi, no, al discorso razionale, logico, dell'intelligenza logico-razionale. Poi il linguaggio. Sì. Prego. Dicevo, l'uomo, la donna può avere dedicarsi la propria vita a una vita artistica, di creazione artistica. A differenza dell'animale. La creazione artistica. La creazione artistica è quindi la capacità, se volete, da un lato di astrazione, un progetto, un'idea, no? E poi di realizzazione, certamente, assolutamente. Poi il linguaggio, ripeto, perché da lì siamo partiti, no? Un linguaggio articolato, perché non è che animali non abbiano linguaggio, però articolato è molto, molto complesso. Ma poi, giusto perché non abbiamo tantissimo tempo, però ringrazio davvero tanto chi è intervenuto e se c'è qualcun altro ancora le vedo le mani, quindi prima di passare al PowerPoint, suggerisco anche la coscienza di sé e del mondo. Io non sto dicendo che questi siano necessariamente delle facoltà esclusivamente umane, ma sono state considerate nella storia facoltà esclusivamente umane. Quindi la coscienza di sé e del mondo, la comprensione del mondo e anche dell'universo, cioè io capisco le leggi dell'universo e gli animali, no? Il concetto di passato e di futuro, per esempio. Allora, ho buttato lì qualche cosa, adesso torno al PowerPoint e penso che sì, era questa, il concetto di passato e di futuro. Adesso facciamo un altro salto, a questo punto teniamo lì queste nostre idee e passiamo al racconto che fa Costello della storia di Sultan. Io dico Sultan in italiano, sarebbe Sultan in inglese, sarebbe di nuovo Sultan in tedesco, eccetera. E allora introduco di che cosa parla Elizabeth Costello a un certo punto della vita degli animali e naturalmente il tutto è legato a Pietro il Rosso, no? Abbiamo questi primati, questi scimpanzé, che da un lato sono il tema di un racconto, il racconto di Kafka, e adesso anche il racconto di Costello, che è la protagonista del testo di Cuzzié, e che però sono anche effettivamente stati molto, molto, molto studiati. E allora, questa storia di Sultan che racconta Costello, è storia di una ricerca scientifica? Da un lato sì, da un lato sì, adesso vedremo se tutto funziona, un breve video in cui torneremo ai primissimi anni del Novecento, quindi 100 anni fa, quando questo signor Köhler, Wolfgang Köhler, che è una persona molto seria, che era uno psicologo, effettivamente uno psicologo cognitivo, e che ha fatto tutta una serie di esperimenti molto importanti davvero sugli animali, e in qualche modo nessuno di noi vuole dire che ha fatto male a farli.
ha anche dimostrato qualcosa di molto utile per così, la vita degli animali e degli scimpanzé nello specifico, perché ha detto che gli scimpanzé non sono soltanto in grado di apprendere attraverso il tentativo e l'errore, quindi semplicemente attraverso il mio comportamento. Faccio una cosa, non funziona, ne provo un'altra, non funziona, ne provo un'altra, fino a quando funziona. Ma in realtà sono anche in grado, adesso vedremo, di avere degli insight, cioè delle immediate illuminazioni, comprendere il problema nel suo complesso, riuscire a considerare la situazione nel suo complesso, cosa che facciamo chiaramente noi umani, e capire le relazioni fra le cose, e avere una risposta che non è frutto di tentativi ed errori, ma scusami tesoro, ma adesso non posso aprirti, non è frutto di prove ed errori, ma semmai è frutto appunto di insight, di comprensione globale, di ristrutturazione cognitiva della situazione. Quindi è sì una storia di una ricerca scientifica, però è anche la storia, per come la racconta Costello e per come ce la potremmo sicuramente immaginare con un po' di empatia, è anche la storia di una via d'uscita. Ricordiamoci il nostro Pietro Rosso e la sua via d'uscita. Adesso vado qui e dovrei raggiungere il video, che è muto e che è veramente un film che è stato fatto. Queste sono le scimmie di Köhler, questi sono gli scimpanzé di Köhler. Ve lo lascio guardare un attimo in silenzio. Ecco, non si vede benissimo, perché naturalmente è un film vecchio. Siamo a Tenerife, nelle Isole Canarie, dove Köhler ha messo in piedi, come vedete, un grande campo chiuso di esperimenti. Adesso vi spiego un po' meglio. Questo scimpanzé sta facendo tutta una serie di prove per cercare di capire come raggiungere un casco di banane che è legato a 3 metri di altezza sopra di lui, ha fame. Chiaramente per riuscire a far sì che lo scimpanzé facesse tutte queste cose hanno dovuto fargli venire tanta tanta fame. E poi vedrete un'altra sequenza, eccolo lì, ce l'ha fatta, quindi adesso interrompo un attimo, il video di per sé è un taglio, ma quello che succede, ci spiegano chi era presente a queste sperimentazioni, è che lo scimpanzé ha fatto tutta una serie di tentativi, ha saltato, non ha pensato alle casse, no? Poi si è fermato e con una sorta di insight, di comprensione immediata, ha capito che poteva utilizzare le casse per raggiungere queste banane. Poi vedrete, perché tra pochissimo andiamo avanti, che un altro tipo di esperimento è stato quello di dargli in mano un bastone, addirittura un bastone, due bastoni di cui uno entrava dentro l'altro, mettere questa volta le banane al di fuori del circuito e vedere se lui riusciva a recuperarle utilizzando il bastone in modo strumentale. Queste sono anche le cose che ci fanno vedere i documentari, ci fa vedere Alberto Angela, sono passi da gigante nella comprensione della vita mentale delle scimmie e di tanti altri animali. Poi naturalmente questi sono esperimenti di 100 anni fa, gli esperimenti ne sono fatti tantissimi, e che io sto lavorando con The Lives of Animals, ovviamente di Elizabeth Costello, cioè i Cuzzie. Vado avanti, però nel frattempo, mentre noi continuiamo a guardare che cosa combina Sultan, perché questo è Sultan, il quale salta per trovare le banane, e adesso qui gli danno il bastone e vedrete che riuscirà a recuperare le banane col bastone, io vorrei leggere qualche cosa di quello che, del modo in cui Elizabeth Costello racconta al suo consesso di accademici questa stessa storia, cioè si può guardare questa storia da un altro punto di vista, che non sia la ricerca scientifica. Allora, permettetemi ora di raccontarvi alcune delle cose che le scimmie di Tenerife impararono dal loro maestro, Wolfgang Köhler, in particolare Sultan, il migliore dei suoi allievi, in un certo senso il prototipo di Pietro Rosso. Sultan è solo nel suo recinto, ha fame. Il cibo che prima arrivava con regolarità ha cessato inspiegabilmente di arrivare.
L'uomo che prima gli dava da mangiare e ora ha smesso di farlo, tende un filo metallico sopra il recinto, a 3 metri di altezza, e appende un casco di banane. Trascina nel recinto 3 casse di legno. Poi sparisce, richiudendosi il cancello alle spalle, sebbene sia ancora nei pressi dal momento che se ne sente l'odore. Sultan lo sa. Adesso da lui ci si aspetta che pensi. È per questo che le banane sono appese lassù. Le banane sono lì perché si pensi, per spingere qualcuno ai limiti del pensiero. Ma che cosa si deve pensare? Si deve pensare perché mi fa morire di fame? Si deve pensare, ma che cosa ho mai fatto? Perché ha smesso di volermi bene? Si deve pensare, perché non vuole più queste casse? Nessuno di questi però è il pensiero giusto. Anche un pensiero più complesso, per esempio, che cosa c'è che non va? Quale idea sbagliata si è fatto di me per credere che per me sia più facile raggiungere una banana appesa a un filo anziché raccoglierne una da terra? Anche quello è un pensiero sbagliato. Il pensiero giusto è come si usano le casse per raggiungere le banane. Finché Sultan continua ad avere in testa i pensieri sbagliati, muore di fame. Muore di fame finché la morsa della fame è così intensa, così opprimente, che è costretto a farsi venire in mente il pensiero giusto, e cioè come fare per prendere le banane. È così che si sperimentano, fino all'estremo, le capacità mentali dello scimpanzé. In ogni occasione Sultan è spinto a pensare alla cosa meno interessante, alla purezza della speculazione, perché gli uomini si comportano così, viene incessantemente sospinto verso il piano più basso, quello della ragione pratica, strumentale. Come si usa questa cosa per ottenere quella? E così via fino all'accettazione di sé, in primo luogo, come un organismo con un appetito da soddisfare. Allora, qui mi fermo. Vi ho appunto letto come poteva essere vista come la storia di una via d'uscita, questa storia, e non solo come la storia di una ricerca scientifica. E vi dico anche che capirla come una storia di una via d'uscita è molto semplice se noi ci mettiamo un momento, non tanto nei panni dello scimpanzé, perché tanto non ci capita, però proviamo veramente a immaginare che quasi fossimo in un film di fantascienza, qualcuno arrivasse, ci prendesse, ci portasse in un ambiente, davvero fate lo sforzo con me di immaginazione, che ha delle regole completamente diverse dalle nostre, che ha l'odore, l'aspetto, le forme completamente diverse da quelle di cui siamo abituati e che soprattutto non prevede nessuna delle abilità, anche quelle logico-razionali che noi siamo abituati a mettere in campo. Moriamo di fame, moriamo letteralmente di fame, non abbiamo la più pallida idea di come procurarci il cibo, viene richiesto da noi qualcosa che non sta nella nostra esperienza. Storia di una via, di un tentativo per trovare una via d'uscita. A un certo punto lo dice anche Costello. Nell'intimo Sultan non prova alcun interesse per la faccenda della banana. La questione che lo impegna veramente, come impegna il topo, il gatto e qualsiasi altro animale intrappolato nell'inferno del laboratorio dello zoo, è: dov'è casa mia? Come faccio ad andarci? E questa è la stessa ricerca della via d'uscita del nostro amico Pietro Rosso. Tipi di intelligenza. Che cosa attesta questo tipo di test, per l'appunto, di esperimento? E ce ne sono tantissimi, ricordate i labirinti dei topi, ma poi anche altri, anche molto più moderni. Però la maggior parte di questi testa dei tipi di intelligenza che stanno nell'ambito, se vogliamo, dell'arancione, cioè l'intelligenza logico-matematica, o chiamatela intelligenza logico-strumentale. Alcuni vanno nel campo dell'intelligenza linguistica. Poi vediamo che ci sono tanti altri tipi di intelligenza, musicale, spaziale, l'intelligenza sostanzialmente cinetica, sapermi muovere nello spazio per quello che serve a me per vivere, non solo per sopravvivere, ma per prosperare nel mio spazio. Un'intelligenza corporeo-cinestetica, cioè cinestetica sarebbe nel senso appunto come muovo, come si estende il mio corpo nello spazio e come io mi regolo con questo.
intelligenza interpersonale, intelligenza intrapersonale. Io aggiungerei, per esempio, intelligenza percettiva. Quanto intelligenti siamo noi in quanto a percezioni? A un certo punto Costello dice: se uno di questi sperimentatori venisse preso e lanciato in una giungla del Borneo con un paracadute, probabilmente morirebbe nel giro di 24 ore, perché servono altri tipi di intelligenza e sono tutti tipi di intelligenza. Questi e molti altri esperimenti di questo tipo hanno portato anche molti animalisti ad adottare un atteggiamento inclusivo. Adesso entro un minimo briciolo nella teoria, ma ci esco subito. Cioè, esistono i teorici dell'identità, ma è molto semplice capire che cosa dicono. Cercano di andare verso un'etica egalitaria, cioè basata su somiglianze eticamente rilevanti, eticamente importanti tra gli esseri umani e gli animali. Quindi parte da un concetto etico antropocentrico e cerca di estenderlo anche agli animali non umani, cioè quelli che esibiscono tratti o capacità umane. In quel senso tali animali, come per esempio i grandi primati, sono come noi, perché hanno un po' di abilità, perché in qualche modo possiamo includerli nelle somiglianze con noi e quindi logicamente meriterebbero la stessa considerazione. Questo è, da un certo punto di vista, molto lodevole, però crea un sacco di problemi. Allora, intanto, l'antropocentrismo di fondo di questa teoria dell'identità, cioè tutto si misura sull'uomo. Non è che le somiglianze si misurano su questa enorme categoria che sono gli animali, ma si vede naturalmente, come si diceva all'inizio, come ha detto la ragazza che ha parlato di comando, lei ha parlato di comando, possiamo parlare di potere, tanto per capirci. È chiaro che siamo noi che possiamo in qualche modo includere o escludere, e lo facciamo sempre rapportando il mondo a noi stessi. E la problematicità della categoria stessa degli animali, che è totalmente distinta. Gli uomini sono animali umani e poi ci sono tutta una serie molto molto grande di altri esseri viventi. Però dal momento che sono così eterogenei, misurare tutto sull'uomo ovviamente si fa perché è l'uomo che misura, ma si fa anche perché è più semplice così. Chi sono gli animali? Perché animali tra virgolette? E poi come ci regoliamo con gli animali che non sono come noi da alcun punto di vista? Costello è molto, come dire, sospettosa nei confronti della ragione umana. Costello dice che la ragione umana in qualche modo è tautologica. Volevo tornare a voi su questo punto, ma vedo che è un po' tardi e quindi forse lo faccio io e poi magari ne possiamo parlare. Qui stiamo parlando di filoni molto importanti della filosofia occidentale, Costello, ma naturalmente io dico Costello perché era il testo che ho messo in campo. Tutta una serie di filosofi hanno parlato di questo, cioè in che senso, quando parliamo di ragione umana, di che cosa parliamo, ma anche questo è diventato pensiero comune. Quindi postulando che Dio è un Dio di ragione, l'universo è costruito su base razionale. Quindi Dio è un Dio di ragione e quindi l'universo è costruito su base razionale, che noi possiamo capire con le nostre qualità intellettive, matematica, base fisica, chimica, così come l'universo è costruito su base razionale e quindi Dio è un Dio di ragione. Noi siamo a immagine e somiglianza di Dio. L'uomo comprende l'universo attraverso la ragione. E quindi ne consegue che la mente, quella che noi chiamiamo l'intelligenza, quell'intelligenza di cui abbiamo parlato, logico-razionale dell'uomo, è simile a quella di Dio. Gli animali non comprendono le leggi che regolano la vita, che regolano l'universo, quindi mancano di ragione, quindi non sono soggetti pensanti, sono oggetti di cui disporre. Questo lo potete fare anche senza Dio. Si parla di Dio perché per la maggior parte dei secoli in cui l'uomo è stato sulla Terra si è parlato di Dio, ma lo possiamo fare anche eliminando Dio. L'uomo è l'essere più, diciamo, più in alto della gerarchia degli esseri, è l'essere più importante di tutti perché
ha questa comprensione del mondo. Sono racconti che abbiamo già sentito. Li abbiamo già sentiti da questa parte, da qualche parte, questi discorsi. Ci sono categorie di esseri viventi che, come dire, non sono all'altezza, che sono esclusi o che sono stati esclusi nel passato. Qui torno da voi perché non posso non farlo. Vi vengono in mente categorie di esseri viventi che non sono stati considerati sufficientemente uomini. E anche per quello che dico che naturalmente il concetto di uomo, il concetto di che cosa sia l'umano e l'animale è storico e geografico. Ma a me veniva un esempio, nel senso che per quanto riguarda quello che ha detto, lo collego. Mi sente? Sento tutto. Ok. Per quanto riguarda quello che ha detto, mi ha fatto pensare comunque anche alla tematica della religione e dal fatto che, per esempio, la tematica, non so quanto possa sembrare banale, però la tematica dell'immigrazione comunque è, secondo me, qualcosa che tocca questo tema, nel senso che va un po' a scardinare, a mettere in discussione sia l'uomo appunto l'uomo che inizialmente non è integrato con l'uomo che mette in discussione una religione radicata in una nazione, per esempio. Mi dava questo esempio, però cioè, all'inizio a me ha scatenato questi dubbi, poi non so se... Quindi lei dice delle categorie, in questo caso di persone, non considerate totalmente umane, adesso, credo che lei stia parlando della contemporaneità, se non mi sbaglio, la questione degli immigrati. Cioè io parlo proprio di categorie di persone che altre persone non considerano all'altezza di essere chiamati umani, non hanno le qualità genti per essere umani. Ok, allora mi è più difficile. C'è qualcuno che riesce a pensare a livello storico? Sono esempi abbastanza ovvi, magari non vi vengono in mente forse perché lo sono. Simone? Beh, in realtà ci sono molti esempi nella storia. Diciamo che questo è stato molto soggettivo a dire... Pensi addirittura che addirittura le persone del sud Italia negli Stati Uniti di fine 800 venivano considerati non del tutto esseri umani. Poi altri casi sono ad esempio gli africani e le popolazioni indios dell'America, gli aborigeni australiani. Sono stati vari casi. Assolutamente sì. Sono totalmente d'accordo con lei. E qual è il trait d'union? Qual è il filo rosso? Cos'è che unisce tutti questi gruppi di persone? Penso che sia la paura della diversità. E, magari tutte queste persone provenivano da dei posti dove magari tecnologicamente quelle popolazioni non erano avanti rispetto ad altre e quindi erroneamente a quell'epoca si pensava che fossero non fossero all'altezza di essere chiamati esseri umani. Certo, ma anche colui che va, non so, prendiamo, che ne so io, l'immigrato italiano negli Stati Uniti o anche l'indio, anche loro hanno paura del diverso, eppure loro non chiamano gli americani animali, non dicono che non sono umani. Quindi che cosa consente a tutti i gruppi umani di chiamare altri gruppi umani animali o comunque di non ritenerli sufficientemente umani, secondo lei? Secondo me comunque la situazione si può chiamare sociale, economica, culturale, ma
magari ad esempio gli immigrati comunque provenivano da una situazione dove non c'era un'industrializzazione, non esisteva ancora una società moderna, e quindi magari vendendo, che ne so, gli Stati Uniti d'America con tutte le innovazioni tecnologiche del tempo, di sicuro non gli veniva in mente di chiamare gli animali. E magari gli americani, vedendo questi immigrati che magari avevano dei comportamenti un po' ancora, non so, rudimentali, magari parlo comunque ovviamente dal punto di vista sociale e culturale, questo di sicuro li rafforzava la loro tesi che questi immigrati erano inferiori a loro. Grazie, grazie mille. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Perché io torno velocemente al mio PowerPoint e vi do, Simone ci ha detto quasi tutto, vi do qualche altra categoria. Le donne, adesso non è per fare discorsi femministi, però chi ha studiato un po' di storia forse ricorderà che fino a un certo punto la stessa storia dell'Occidente è stata caratterizzata dal fatto che la donna, sì, insomma, era un essere forse umano ma non razionale, e quindi in quanto umano non razionale non raggiungeva il vertice di ciò che è umano, e quindi di fatto le veniva tolto potere, le veniva tolta l'istruzione, cioè si mettevano le donne nelle condizioni di non essere istruite e quindi in qualche modo di non poter essere persone pubbliche, di non sviluppare tutta una serie di capacità, e poi si diceva che queste donne non avevano queste capacità. Gli schiavi di tutti i tempi, gli schiavi in quanto tali sono considerati oggetti, i neri, come giustamente ha detto Simone, gli ebrei, pensate all'olocausto, pensate al modo in maniera del tutto, come dire, nemmeno aggressiva, ma totalmente un disprezzo totale nei confronti di queste persone, proprio perché non venivano considerate persone, quelli che noi chiamiamo animali. Però, come vedete, la linea, il confine tra ciò che è umano e ciò che non lo è estremamente mobile. Noi siamo molto felici di poter dire adesso che le donne sono esseri umani, che gli schiavi sono esseri umani, che i neri sono esseri umani, che gli ebrei sono esseri umani, e andiamo in giro per il mondo e ne vedremo tante di categorie. Possiamo pensare che questo sia culturale, sia storico, sia geografico? Forse sì, che sia relativo, che non necessariamente questo sia il demarcatore. È stato diverso, potrebbe cambiare ancora. Ci siamo sbagliati prima? Ma no, ma è semplicemente una questione di potere. Chi ha il potere sugli altri? Pensate che durante l'illuminismo, durante il periodo in cui c'era la dichiarazione dei diritti dell'uomo, l'uomo era soltanto l'uomo bianco occidentale, europeo e americano, insomma coloro che erano parte del gruppo. Ma la dichiarazione dei diritti dell'uomo non comprendeva la quantità di schiavi africani che venivano portati in giro per il mondo. Ma era normalissimo, cioè è lì che noi dobbiamo entrare. Allora forse se storicizziamo un po', se relativizziamo un po', anche la questione animali sarà un po' meno netta, un po' meno facile da definire. Costello dice: è possibile vedere le cose in modo diverso rispetto a questa linea di demarcazione che starebbe tra l'uomo e l'animale dovuta alla ragione? Ecco il mio cervello che arriva saltando. Lei dice: la ragione è 7 decenni di vita, perché ha 70 anni, il nostro personaggio. Mi dicono che la ragione non è né l'essenza dell'universo né l'essenza di Dio. Al contrario, mi pare che la ragione assomigli in modo sospetto all'essenza del pensiero umano. Peggio ancora, all'essenza di una tendenza del pensiero umano. La ragione è l'essenza di un campo solamente del pensiero umano. Si sta riferendo a quelle facoltà logico-razionali che normalmente vengono considerate, tra cui c'è anche il linguaggio, naturalmente, la demarcazione tra umani e animali. E allora lei dice: c'è qualche alternativa a questo modo di includere e escludere gli altri esseri viventi su base razionale. E qui abbiamo il nostro pipistrello e abbiamo Thomas Nagel,
da una parte e Elizabeth Costello dall'altra. Lo chiamo Nagel perché in realtà è bulgaro, sarebbe Nagel se lo vogliamo pronunciare alla statunitense, ha lavorato negli Stati Uniti, è serbo, scusate, non è bulgaro, è serbo, nato nel 1937 e questo è filosofo cognitivo. Si è interrogato sulla natura della mente e sulla natura della coscienza. Io non entro in questo perché non sono filosofo, ma lo introduco soltanto per come lo discute Elizabeth Costello. Vado velocemente a quando parla di Nagel. Nagel dice, è un uomo, è vero, vissuto, è un filosofo esistente, non è ancora morto. Lei dice, il quesito che Nagel si pone riguardo al pipistrello è interessante, e cioè, che cosa si prova a essere un pipistrello? What is it like to be a bat? Ma la sua risposta... Ma la sua risposta è, arrivo, tragicamente limitata. Consentitemi di leggere alcune delle cose che scrive in risposta al suo quesito. Cioè, Nagel si chiede, che cosa si prova a essere un pipistrello? E poi si dice da solo, si risponde, non serve cercare di immaginare di avere sulle braccia un'ampia membrana che ci consente di svolazzare qua e là per acchiappare insetti con la bocca, di avere una vista molto debole, di percepire il mondo circostante mediante un sistema di segnali sonori ad alta frequenza riflessi dalle cose, di passare la giornata appesi per i piedi, a testa in giù, in una soffitta. Se anche riesco a immaginarmi tutto ciò, e non mi è molto facile, ne ricavo solo che cosa proverei io a comportarmi come un pipistrello. Ma non è questo il problema. Io voglio sapere che cosa prova un pipistrello a essere un pipistrello. Ma se cerco di figurarmelo, mi trovo ingabbiato entro le risorse della mia mente e queste risorse non sono all'altezza dell'impresa. Quindi lui dice, io non potrò mai sentirmi come un pipistrello, potrò tentare di immaginare tutta una serie di cose che il pipistrello fa, ma non riesco a sentirmi perché non sono un pipistrello. Allora, l'alternativa che propone Costello, quindi Cuzzie naturalmente attraverso Costello, è questa, anche qui mi leggo velocemente, che cosa si prova a essere un pipistrello? Prima di rispondere a questa domanda, lascia intendere Nagel, dobbiamo riuscire ad esperire, cioè a fare esperienza, la vita del pipistrello per mezzo delle modalità sensoriali di un pipistrello. Ma Nagel si sbaglia, o almeno ci indica una strada sbagliata. Essere un pipistrello significa essere un essere nella sua pienezza. Essere appieno un pipistrello è come essere appieno umani. Il che significa anche essere un essere nella sua pienezza. Un essere pipistrello nel primo caso, un essere umano nel secondo, ma queste sono considerazioni secondarie. Essere un essere nella sua pienezza significa vivere in quanto corpo-anima, nel senso corpo-spirito. Un modo per indicare l'esperienza della pienezza dell'essere è la parola gioia. Costello lo dice in maniera molto lirica, molto letteraria, però intende dire un essere, io posso immaginarmi qualsiasi altro essere vivente nel senso di immaginarmi come un corpo che si estende nello spazio, libero di muoversi, di stare bene, di nutrirsi, di riposare, di riprodursi, di scegliere come fare queste cose, di cercare di evitare la sofferenza. Tutti gli esseri viventi vogliono questo, cercano questo, necessitano questo, desiderano questo. Si sentono vivi, si sentono bene se hanno questo. Tutti gli esseri viventi sono fragili, è facile morire, è facile ferire, è facile ferirsi e sono vulnerabili profondamente. E allora Costello introduce, molto facile anche se sembra difficile, il concetto di embodied knowledge, quindi di questa coscienza, consapevolezza, conoscenza di se stessi, ma incorporata. Cioè conoscere se stessi come un corpo che ha tutte queste possibilità e che quando però è limitato, è ingabbiato, è ferito, soffre come tutti gli altri corpi e come tutti gli altri corpi anima. Questa consapevolezza di sé corporea, quindi che non può fare a meno dell'aspetto del nostro corpo, può essere
shared, può essere messa in comune, l'esperienza di essere pieno di vita. Questo ci porta a quella che potremmo chiamare simpatia, cioè sympathein dal greco, sentire insieme a qualcun altro, e anche all'empatia, che in greco vuol dire sentire l'altro dentro noi stessi. Perché? Perché forse abbiamo intelligenze diverse, tipi diversi di capacità mentali, ma certamente abbiamo stessi bisogni, stessi limiti, stesse sofferenze, stessi terrori del dolore, della morte, stessa gioia nella vita piena. Sono arrivata in fondo, gli animali e la vita, visto che molti scienziati anche dicono che la morte per gli animali è molto diversa che per gli uomini. Sì, certo, è vero, ci sono tutta una serie di cose che la rendono diversa. Però ci porta anche a riflettere sul fatto che chiunque dica che della vita importa meno agli animali che a noi, non ha mai stretto fra le mani un animale che lotta per la propria vita. L'intero essere dell'animale si impegna in quella lotta, senza alcuna riserva. Parla con un interlocutore, Costello, ovviamente nel racconto, e dice: se non riesco a convincerla è perché le mie parole in questo caso non hanno il potere di convogliare l'interezza, la natura non astratta, non intellettuale di quell'essere animale. Se non riesco a convincerla, la esorto a seguire fianco a fianco la bestia sospinta lungo la rampa che la conduce dal suo carnefice. Sono le 5. Io avrei ancora un pezzettino piccolissimo, però posso anche finire qui. Maggie, dimmi tu. Ma direi di andare avanti, no? Che sarebbe un peccato non finire questa lezione, Giuliana. Siamo qui a sentire se il pubblico è d'accordo, sentiamo fino in fondo. Sì, si tratta di poco più di 5 minuti. Sì. Sì, 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 assolutamente sì. Allora, quella che ho chiamato rivoluzione copernicana, quindi il racconto non offre soluzioni, non ci dice che cosa dobbiamo o possiamo fare, cosa che non sarei mai in grado di dirvi neanch'io. Il racconto vuole suggerirci e farci sentire modi per vedere le cose da una prospettiva diversa. Suggerire, non che tutti debbano seguirle, ma sentire qualcosa di diverso. Quindi magari invece di chiedersi che cosa hanno in comune gli animali con me, io posso chiedermi e cercare di sentire nella pelle mia che cosa ho io in comune con tutti gli altri esseri viventi. Questa è l'ultima slide, animali in scena, che è il momento in cui entra il teatro nel nostro discorso, perché questa cosa molto rapida che vorrei farvi vedere è un video in cui c'è un attore tedesco che si chiama Karl Mearkatz, 1982 è stato ripreso questo spettacolo teatrale, nel quale mette in scena il Bericht, quindi il racconto di Kafka. E quello di Kafka è un racconto, è letterario, e questo invece è la resa teatrale, una delle tantissime rese teatrali che sono state fatte di questo racconto. Ovviamente è in tedesco, quindi noi non ce lo guardiamo tutto, ci mancherebbe altro. Io voglio solo farvi vedere i primissimi minuti per farvi vedere la cura assoluta con la quale questo attore si prepara a fare la parte di Pietro Rosso, che vi ricordo è uno scimpanzé. Quindi noi mettiamo insieme il racconto di Pietro Rosso, il racconto che fa Karl Mearkatz e insieme gli animali in scena. E c'è anche un altro modo in cui io vorrei mettere insieme questi due aspetti, cioè vedete che sono due insiemi in nero e poi animali in scena è in rosso, perché alla fine vorrei che riflettessimo insieme se questi sono, se questo è un animale in scena e da che punto di vista. Quindi vado velocemente a Karl Mearkatz, di cui guarderemo i primi minuti e nemmeno tutti quanti. E adesso qui siamo già a dove dobbiamo arrivare, quindi vediamo.
meine Damen und Herren. Franz Kafka, geboren am 3. Juli 1883 in Prag, gestorben 1924. Ich werde Ihnen heute aus dem großen literarischen Werk Franz Kafkas, die monologhafte Erzählung Ein Bericht an eine Akademie, in dramatischer Weise vorspielen. Ecco, vado un pochino avanti perché sono 6 minuti di preparazione meticolosa, ve ne faccio vedere i pezzi. Tutta la prima parte è dedicata all'aspetto. Questo naturalmente fa tutto parte della rappresentazione, è fondamentale che ci sia, altrimenti l'attore si sarebbe preparato dietro le quinte. Dalla preparazione dell'aspetto, ora passa all'atteggiamento, alla posa, al corpo, alla postura e alla voce. Sie erweisen mir die Ehre, mich aufzufordern, der Akademie. Eccomi qua. Quindi era solo per farvi vedere un animale in scena e forse pensare adesso, alla fine, che forse possiamo pensarlo come un animale in scena in tutti i sensi, forse lo sforzo che ha fatto l'attore e il percorso che abbiamo fatto noi, forse ce lo fa già vedere in maniera un pochino diversa. Io vi ringrazio moltissimo per la vostra attenzione e ricondivido lo schermo. Grazie, è stata un po' lunga, ce l'abbiamo fatta. Grazie davvero Giuliana Iannacro per questa lezione, questo seminario veramente bellissimo e anche interattivo, vero per la prima volta Giuliana, con queste domande e riflessioni. Ci sono altre domande o altre riflessioni su quello che si è detto?
Non so, Giuliana, a me veniva in mente, mentre tu parlavi anche prima, quando ho visto il titolo, queste citazioni del Misura per misura di Shakespeare che dice Isabella Claudio, no? Quando lei parla di uno scarafaggio, quello più povero, umile, che noi possiamo schiacciare. E lei, Isabella, dice appunto che questa sofferenza dello scarafaggio è pare tale quale a un gigante quando un gigante muore. E mi sembra che Shakespeare ci è arrivato anche, se vuoi, prima di tutti questi altri pensatori, a dire che l'empatia che noi dovremmo cercare di coltivare deve estendersi, no, veramente da quel povero scarafaggio all'essere più grande, come gigante, che possiamo immaginare. Cosa ne pensi di questa idea? Ma sì, senz'altro. Il discorso dell'empatia è naturalmente una delle cose che si possono mettere in campo nel momento in cui poi la domanda è: va bene, ma allora che cosa facciamo, no? E tante cose possiamo fare, tante altre forse non siamo pronti. La letteratura, quindi anche Shakespeare sicuramente, davvero spesso non ci dicono, non ci danno il percorso, ci danno la visione. Io ho scelto questi testi perché con calma, ed è stato un percorso che io posso dire è durato almeno 20 anni, perché ho letto 20 anni fa La vita degli animali, ovviamente in inglese, e queste sono cose che, e non solo quel libro, naturalmente anche altri, anche spettacoli teatrali, amatoriali, non necessariamente nei grandi teatri, anche poesie. E sono questioni che sono rimaste latenti, non mi hanno fatto cambiare da un momento all'altro. È chiaro che poi possiamo trovare in Shakespeare, possiamo trovare in tanti altri scrittori spunti, no? Che in qualche modo crescono, maturano. E io però adesso sono una persona diversa. Non è facilissimo dire come, non ho stravolto la mia vita, non sono ancora arrivata a un punto in cui dico sono in pace con me stessa e penso che non sia possibile mai arrivarci, però ho delle attenzioni diverse, vedo le cose immediatamente anche in maniera diversa, ho delle sensibilità diverse. Vi faccio un esempio molto stupido, che però per me è stato abbastanza, cioè me ne sono resa conto ultimamente. Io ho sempre adorato gli animali, ho sempre voluto animali, vivevo a Milano, non potevo avere animali perché i miei genitori dicevano, e insomma avevo dei canarini in gabbia. Io fino all'età adulta, ma adulta, fino ai 30 anni, quando guardavo un canarino in gabbia, io vedevo il canarino, io vedevo l'animale e avevo immediatamente un trasporto nei confronti dell'animale, che fosse il canarino, che fossero gli animali allo zoo, qualunque cosa. Io adesso vedo solo la gabbia. Io guardo un canarino in gabbia, non mi rendo neanche più conto di che uccello sia, perché vedo immediatamente la gabbia. È un esempio che può sembrare davvero molto superficiale, però dà forse la misura di come si vedano le cose diversamente, di come si percepiscano proprio diversamente a livello di pancia, non soltanto a livello di riflessione. E secondo me l'arte in questo caso è fondamentale. Sì, sì. Però, come hai sottolineato, non basta l'empatia, non basta l'arte, ci vuole anche la logica, anche la scienza, no? Come stiamo cercando di fare in questi seminari, queste due cose che ci formano anche come esseri umani alla fine, no? Un'indagine scientifica accanto a questa indagine sulla nostra empatia, la nostra capacità di sentire le cose, sì. Assolutamente sì, ci vuole la logica, ci vuole la razionalità, tutto il percorso che abbiamo fatto oggi è un percorso logico-razionale. Io sono riuscita a parlare con voi, a fare questo percorso, perché ho potuto contare su questo tipo di comunicazione, naturalmente. Non solo, serve la politica.
La politica si crea, secondo me, attraverso la scienza, ma anche attraverso la cambiata sensibilità dei cittadini del mondo. E questo lo vediamo con cose grandi, con la schiavitù africana, come qualcuno ha detto. Cioè, era assolutamente normale all'inizio dell'Ottocento, alla fine del Settecento, che gli schiavi esistessero, ma davvero, pensiamo anche a agli Stati Uniti, all'Europa, nessuno si poneva il problema. E lì non è stato tanto una rivoluzione scientifica. Poi, dopo, siamo arrivati a definire il genoma umano come assolutamente indifferenziato, ma non ancora ai tempi insomma, della metà dell'Ottocento. Eppure è cambiato qualcosa. Ci vuole anche la politica e forse il modo in cui i singoli cittadini vedono il mondo pian piano, forse troppo piano, ma influenza anche le scelte politiche. Sì. Domande? Sì, Benedetta? Io volevo chiedere dei consigli di materiale a riguardo, perché appunto anche a me è piaciuta molto l'analisi, cioè è piaciuto molto seguirlo, e volevo chiedere se avete consigli riguardo il del materiale o comunque anche per il prossimo che ci sarà, perché comunque so che ce ne sono altri, quindi volevo consiglio riguardo a questo. Ma il materiale sarebbe potenzialmente immenso, nel senso che dove andiamo? Nei saggi, negli articoli, nella scienza, nella divulgazione, nella letteratura, nell'arte, nel teatro. Io quello che le potrei cominciare a dire, se non è riuscita a leggere prima i materiali che ho consigliato, magari di guardarli adesso che forse con la spiegazione sono un pochino più accessibili. E poi un esercizio che facciamo con i miei studenti all'università è leggere racconti, spesso racconti perché sono più brevi, quindi che parlano di uomini, di animali o solo di uomini o solo di animali, e provare a vedere che cosa c'è lì dentro. Ecco, un altro consiglio che le do: si iscriva all'università e venga a sentire. No, davvero è immenso quello, io non saprei neanche da dove cominciare, però ecco, cominci forse dai materiali che sia video che audio che ho consigliato per questo laboratorio. La ringrazio molto del suo interesse, davvero, mi fa molto piacere, e anche se non ci sono domande, qualsiasi tipo di considerazione, di commento, di aggiunta, non ci vedo perché sono cieca. Mace Perlman? Sì, grazie intanto per avermi invitato a questo seminario, molto, è un campo larghissimo che mi interessa molto, e stavo pensando, mi viene in mente, per la signorina, adesso non vedo il suo nome, ma che ha appena chiesto cosa posso leggere, avendo visto subito Franz Kafka, uno pensa alla metamorfosi di Kafka, no? Dove si tratta di un uomo scarafaggio, e ci sono anche interpretazioni sceniche molto importanti di quest'opera, no? Tra i quali il ballerino, come si chiama? Mikhail Baryshnikov. Yeah. Baryshnikov ha messo in scena, ma anche un attore, Maggie, c'è un attore inglese. Stephen Berkoff. Yes, esatto. Berkoff. Esatto. Che ha. Comunque, io che lavoro molto con la maschera in teatro, la maschera della commedia dell'arte, tutti questi personaggi della commedia dell'arte nati nel Cinquecento italiano vivono in un mondo dove l'animale e l'uomo condividono moltissimo lo stesso spazio esistenziale, diciamo, e cioè facilmente il padrone chiama, cioè il Pantaloni Magnifico chiama lo Zanni dicendo cavallo vien qua, o can,
uno oggi può leggere questo come un come disprezzivo, come si dice, sbregevole. Sbregettivo. Sì. Ecco, come, come un insulto. Come una cosa brutta, insomma. Come una cosa brutta, sì. Ma quello che voglio dire è che gli uomini del Rinascimento vivevano tra gli animali, con gli animali, insieme agli animali, e vicini agli animali, no? Spessissimo mangiavano insieme agli animali lo stesso cibo. Insomma, c'era una convivenza che sia stata più giusta o più... come dire, compassionevole di oggi, non lo so. Però è interessante nella letteratura vedere che poco a poco l'uomo occidentale si è assentato dal mondo degli animali, poco a poco si è assentato, come in teatro abbiamo adesso la luce elettrica e non più la luce del sole, cioè come ai tempi di Shakespeare. Quindi io pensavo anche, ho trovato molto interessante il discorso di oggi, ma trovo anche molto interessante l'idea proprio dell'animale stesso in scena, cioè il cavallo in scena, il cavallo beh, al circo, lo si sa. Poi oggi sto parlando troppo, ma io che lavoro col circo, è molto controverso l'animale al circo, è giusto, non è giusto? Io ho amici nel mondo del circo che trattano meglio i loro animali certe volte che i loro sposi. No, non è una, non lo dico come battuta, dico nel senso che questi animali fanno parte della famiglia in teatro. Quindi, non lo so, è un argomento grandissimo che mi interessa molto. E niente, ma volevo offrire alla signorina... come si dice? Tocci? È giusto? Benedetta Tocci? Benedetta, sì, sì, è giusto. Tocci, grazie mille. Tocci. No, sì, sicuramente questo piccolo racconto di Kafka, La Metamorfosi, okay. Forse l'hai già visto, l'hai già trovato. Sì, sì, lo conosco, sì. Ah, allora. L'ho già visto. E anche allora. Benedetta Tocci, La tempesta di Shakespeare per la figura di Talebano, che secondo me ci sta dietro anche forse quella di Kafka in qualche modo, non lo so, sto riflettendo fino a che punto. Sì. Ma è vero, Maggie. Grazie. Questo sì. È verissimo, il problema, chiamiamolo, cioè... il caso, diciamo il caso di Calibano, che è un uomo, però quando gli europei lo incontrano, lo trattano da animale. Esatto. E c'è veramente, è interessante perché può essere comico e può essere tragico, però secondo me all'interno della tempesta capiamo benissimo che Trincolo e Stefano sono forse meno umani di Calibano. Sì. Loro che si credono più uomini, questi uomini di corte, lo sono forse molto meno. Questo è interessante indagare su questo, no? Sì. Penso per Benedetta possa essere un'altra pista, insomma, a seguire, è vero? Sì. Sì. Assolutamente. Sì, sì, dobbiamo ora, penso, finire purtroppo questo interessantissimo appunto dialogo che si è creato oggi, e abbiamo detto come, diciamo, per finire questa lezione, in coda della lezione, avremo parlato se ci sono delle persone che hanno domande per quanto riguarda il laboratorio teatrale e anche quello, diciamo, teatrale di scrittura che dovremmo intraprendere quando i seminari saranno finiti. Quindi se ci sono domande oppure se volete scrivermi, naturalmente potete scrivermi se non volete fare domande davanti a tutti.
Abbiamo già delle persone iscritte. Una delle cose che volevo sottolineare è che non è obbligatorio seguire sia il laboratorio di scrittura e anche quella di recitazione. Una persona può decidere di fare la prima parte di scrittura e poi non continuare come recitazione, oppure può fare tutte e due le cose, no? È libera di farlo. Maggie, io ho una domanda da docente. Sì. Mi dovrei, cioè, se riuscissi mai a venire, devo iscrivermi? Cosa devo, o basta che ti scrivo una mail, mi dici tu? Ma certo, sì, sei benvenuta, figurati, iscriverti perché abbiamo bisogno appunto di persone che si dimostrano interessate, no, al progetto, perché se abbiamo poche persone, dico anche questo a tutti, non potremo continuare purtroppo, è una cosa incredibile, ma tutti sono talmente impegnati in altre cose che evidentemente un laboratorio di scrittura e di recitazione in questo momento è difficile per tante persone. Siamo però anche disposti a fare il laboratorio di scrittura online e questo sarebbe bellissimo dal punto di vista che io so che Mace Pearlman scrive anche molto bene, quindi anche potremmo includere persone in America e non solo in Italia, no? Non solo America ma altrove. Quindi questo uso dello Zoom per la parte di scrittura potrebbe essere veramente un, diciamo, un veicolo molto, molto, molto importante. Chiedo anche, scusami, sì. Ma sto pensando anche alla maschera inevitabilmente perché avendo visto anche l'attore trasformarsi in Pietro, il rosso, no? La maschera stessa è una sorta di scultura, no, Maggie? Cioè, il personaggio si crea non solo con le parole, ma anche con le mani, con, cioè l'idea di una maschera come scrittura. Non so, sì. Lo chiedo anche a Benedetta cosa ne pensa, ma che una maschera può diventare una sorta di scrittura anche. Cosa pensate? Io ringrazio della domanda. Io pensavo che intanto... Cioè il concetto di maschera secondo me scardina un po' ciò che è finto, ciò che è fittizio nell'uomo, no? E quindi credo che per esempio questo ciò che è fittizio nell'uomo e quindi credo che a me diciamo che interessano questi seminari proprio per questo, perché si scioglie un po' quello che sono le costruzioni. Le costruzioni che abbiamo, che poi possiamo avercele in diversi ambiti, però penso che siano costruzioni che l'uomo mette a suo modo e che vadano scardinate. Poi io pensavo che sono interessata al corso effettivamente. Questo concetto lo volevo esprimere, ecco, cioè le costruzioni fittizie che l'uomo stesso si crea. Per quanto riguarda il corso, io penso di poter scrivere una mail alla referente a questo punto, perché non credo di risultare già come già che mi sono proposta, non sono sicura. Sì, quindi scrivi pure, sì, per appunto farsi... mettere nell'elenco delle persone che partecipano, Benedetta, come tutti che si svolgono perché... ora dovrebbero fare questo. Vedo Valeria Nobile che sì. Appunto prende le iscrizioni, è vero Valeria? Non noi direttamente, però c'è un link con un form apposta da compilare,
Quindi adesso scrivo qui in chat il mio indirizzo email, quindi chi fosse interessato e magari non ha il mio indirizzo o non ha quello di Riccardo, sì, ci scriva tranquillamente che vi inviamo tutte le indicazioni necessarie per iscriversi. Benissimo, sì. Grazie. No, e colgo anche questa idea di MACE. Avevo pensato in origine in MACE di usare anche la figura di Arlecchino, no? Che tu che hai fatto il piccolo teatro sai meglio di me che per Strela Arlecchino era centrale. E credo che sia molto, molto bello quello che hai detto, no? Di questo slittamento in questi personaggi della commedia dell'arte, dell'animale e l'umano, che possiamo davvero approfondire questo in questo discorso più generale che stiamo facendo sull'emergenza climatica, insomma. Sì, chiedo alla professoressa di oggi anche, sì. Giuliana, mi scusi se do del tu perché non vedo più il nome e il cognome, ma ecco. Ma chiedo anche l'idea di, cioè è interessante anche nell'arte, per esempio, che l'uomo, questo rapporto uomo-animale, no? Tra l'uomo e l'animale, che sicuramente anche i disegni di Lascaux, no? Questo raffigurare questa coscienza dell'animale nasce proprio con l'arte o accanto all'arte. Trovo molto interessante anche che i Mamutones, no? Maggie, non so se voi conoscete, ma i Mamutones in Sardegna, uomini che si travestono in animale per seguire certi riti antichissimi. Ora non sono molto esperto, ma anche in Inghilterra ci sono i Mummers, no? Sì. I Mummers, che sì, anche la tragedia greca nasce forse con l'uomo che si identifica l'animale non mi viene adesso, the goat, the goat song. Sì, il nome stesso capra. Tragedia, sì. Forse significa canto della capra, no? O del capro, non so, sto parlando a liberamente, ma no, ma tante idee vengono fuori, sì, idee che vengono fuori e idee bellissime, sì. Perché Steller stesso chiamava il suo attore preferito, lo si sa in italiano, l'espressione un animale di scena. Questo attore è un vero animale di scena, è un grande complimento. Questo, sì. Ma certamente, certamente la storia dei rapporti degli uomini e degli animali nell'arte è infinita, nell'arte figurativa, nell'architettura, sì, nella letteratura, nel teatro, certamente sì. Quello si può sempre lavorare. Quello che si sta cercando di fare adesso, e qui mi riaggancio anche alla lezione che aveva fatto il professor Vescovi, è quella di provare però a ripensare le categorie, a ripensare le distinzioni. E quindi sì, è vero che gli uomini durante la storia si sono travestiti da animali, hanno disegnato animali, si sono chiamati con i nomi degli animali, ci sono tantissime similitudini. Le metafore più conosciute sono metafore animali, non so, esatto. il mio innamorato è un leone, o la mia innamorata è una gazzella, o quello che volete, canta come un uccello, quindi una similitudine. Tutto questo funziona. Funziona perché sostanzialmente l'uomo è un animale che ha delle caratteristiche particolari, così come molti altri animali hanno le loro caratteristiche. Quello su cui si cerca di riflettere adesso è innanzitutto le basi dell'allontanamento dell'uomo dall'animale, che sono basi di nuovo
di quello che noi fino adesso abbiamo ritenuto che fosse il progresso. Allora, per avere un certo tipo di progresso, per avere un certo tipo di ambiente, un certo tipo di vita, abbiamo dovuto naturalmente allontanare o allontanarci noi da tutto quello che non lo avrebbe consentito. Abbiamo dovuto sfruttare al massimo tutto quello che potevamo per raggiungere questa situazione. Adesso la situazione sta diventando insostenibile, per cui sia a livello ambientale sia a livello del rapporto con gli animali si cerca di pensare l'inimmaginabile, cioè proviamo a pensare diverso. E quindi, consapevoli del fatto che anche a livello storico uomini e animali sono sempre stati dei grandi vicini di casa, adesso le cose sono molto più difficili però, ed è adesso che si chiede questo sforzo. Quindi anche il teatro, anche l'arte, quello che possono fare è dare quel suggerimento in più, è mettere in moto un certo tipo di risposta, un certo tipo di immaginazione. Quindi magari non ripetere quello che è stato, ma provare, come secondo me certi spettacoli e certi testi teatrali sono riusciti a fare, a pensare l'impensabile, a immaginare l'inimmaginabile, andare al di là di quello che è stato fino adesso. Ci stai lanciando una bella sfida, Giuliana, per il workshop. Dobbiamo riuscire a scrivere questi testi, assolutamente. Quindi direi di finire qui, perché sono le 5:30. E grazie di nuovo alla professoressa Giuliana Iannacro per questo seminario. E Valeria e Riccardo, avete altre cose da dire? No, no. No, direi no. Per oggi, e arrivederci quindi a tutti e buonasera. Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie professore. A tutti. Grazie. Buona serata. Grazie.